Scegli il meglio, scegli Fastweb, la rete più veloce d'Italia. Raggiungici in negozio per scoprire tutte le nuove offerte. Tu sei futuro. È stata convocata il prossimo martedì 21 maggio alle ore 15.30 presso la sala giunta del Palazzo di Città di Cava dei Tirreni la 11ª Commissione Consiliare Controllo e Garanzia per discutere di tre temi abbastanza spinosi proposti da altrettanti consiglieri nell'ambito di precedenti riunioni dell'Assise. La Commissione Controllo e Garanzia, come è noto, si occupa di seguire e verificare, all'occorrenza, le attività delle altre commissioni permanenti o può essere convocata su richiesta di qualche membro del Consiglio, come nel caso di specie. La presidenza della Commissione è solitamente affidata alla minoranza, tant'è che è stato il consigliere Marcello Murolo a convocarla per il prossimo martedì. Il primo punto all'ordine del giorno si riferisce ad un'interrogazione del collega Federico De Filippis, che si faceva anche portavoce di altri membri del Consiglio, in merito ad alcuni beni anticamente donati da diversi cittadini cavesi all'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olbo e che potrebbero essere inclusi oggi in una serie di beni che l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona ha in animo di vendere. Tale questione era stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale già nella seduta del 16 gennaio. Noi il 17 ottobre 2023 avevamo fatto una commissione sanità, si ricorderà sicuramente anche il Presidente Paola Landi, nel corso della quale avevamo fatto delle richieste ben precise sia al Presidente che al Consigliere Delegato. Era emerso infatti, perché nel corso della commissione era emerso che il Consigliere Delegato aveva richiesto dei documenti, in particolare l'inventario dei beni donati all'ospedale di Cava dei Tirreni, sia dalla signora Teodora Lentini Coppola che da altri cittadini. Questi beni, con il passaggio dell'ospedale all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, sono stati trasferiti a Ruggi. Quando a dicembre 2023 abbiamo appreso dai giornali che Ruggi era in fase di vendita di beni di sua proprietà, ci siamo preoccupati di verificare, di chiedere al consigliere delegato appunto ricevere queste carte, di sollecitare la ricezione delle carte da parte dell'azienda ospedaliera, proprio per scongiurare che questi beni possano rientrare all'interno di queste vendite. La questione è delicata e non di poco conto, perché riguarda, oltre ad una serie di gioielli del valore complessivo di oltre 130.000 euro, custoditi in una cassetta di sicurezza presso un istituto bancario, anche ad un patrimonio immobiliare di circa 50 appartamenti ubicati nel napoletano, rispetto ai quali bisogna accertare chi li gestisce e chi eventualmente ne ricava i proventi dei fitti. Certo è che questi appartamenti erano stati donati, illo tempore, all'ospedale di Cava, per cui è su questo che il consigliere delegato Armando Lamberti è chiamato a riferire alla Commissione Controllo e Garanzia. Il secondo punto all'ordine del giorno è stato sollecitato dal consigliere Antonio Barbuti, che chiese l'intervento della Commissione nel corso della seduta consiliare del 22 febbraio. Il tema è quello del transito dei veicoli pesanti nel perimetro urbano della città di Cava dei Tirreni, un tema resosi drammaticamente delicato dopo la tragedia occorsa alla signora deceduta a Pregiato perché investita da un camion e da un'auto che lo seguiva. Infine, il terzo e ultimo punto viene da una richiesta del consigliere Pasquale Senatore e riguarda la verifica della conformità tra gli elaborati progettuali della pista ciclabile o zona 30 sul prolungamento di Viale Marconi e quello che è il lavoro effettivamente realizzato. Il consigliere senatore si rese protagonista di un animato intervento in Consiglio Comunale, aprendo un confronto acceso con l'allora assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore. Io sto facendo la mia semplice interrogazione, assessore. Se vi dà fastidio potete pure uscire fuori. Assessore, io sto facendo un'interrogazione che lo prevede la legge. No, assessore, sono nelle carte, io non ho problemi. Ma questo lo sta dicendo lei? Assessore, io ho detto di mettere a Assessore, non alzi la voce. Stia al suo posto perché io lo sto rispettando. Lei deve stare al suo posto, assessore. Per quanto riguarda tutto il resto, eventualmente tu fai una nota scritta, noi siamo ben lieti di accogliere le tue dimostranze, però cortesemente utilizzo un linguaggio meno pesante
rispetto a questa cosa, perché la gente deve, lei non si deve proprio permettere, gente deve, io non ho usato un linguaggio pesante, ha detto che lei deve rispondere ai cittadini che c'è un progetto approvato, viene rimodulato e quello realizzato è difforme a RUEC e se ne assumerà le responsabilità, lei il responsabile del procedimento è il progettista e le carte andranno Procura della Corte dei Conti di Roma è e Procura Penale, perché non si può venire in Consiglio Comunale ad approvare, non sono minacce, c'è un progetto che è difforme ed è vietato dall'articolo 175 del Regolamento Unico Edilizio, dal regolamento